dare un taglio, intanto di utilizzare una parola che non c'è più, nessuno più usa, perché non c'è più il moderno. La mostra è un percorso semplice, è un atterraggio attraverso quest'uso della precipitazione prospettica all'interno di uno spazio urbano. È semplicemente il ritratto di quello che mi circonda, pensato in una funzione moderna della pittura. Ho ricominciato a dipingere il quadro in maniera tradizionale. Volevo dare un'idea completa anche poi del lavoro finora da me fatto, sia anche dal punto di vista dell'immagine dei quadri, e condensare un po' tutte le mie esperienze, limitandole a qualche cenno, fondendole con quelli che sono i miei amori pittorici, che sono tanti, vanno da Tintoretto a Schifano, né più né meno. Credo ci sia un momento meraviglioso dove si capisce che la pittura è eterna. Qualcuno ha detto quando il pittore si perde, e viene fuori al di fuori di tutta la pittura. Allora io su questo quadro indicherei ad esempio dei punti paradossali dove il pittore si perde, e uno è questo, e qui invece qui c'è Paolo Cenno. Cioè l'idea, no? della piattezza che dà illusione della plastica da lontano, e credo sia questa la pittura, quella che non muore. Poi c'è un apparato dei disegni che ha curato Federico Lupo, ha fatto un'installazione come artista, non come gallerista, e secondo me funziona proprio anche nella sua funzione riflettente, in quanto i disegni sono il riflesso dei quadri, o addirittura proprio l'elemento liberatorio della pittura, perché la pittura è un mestiere, disegnare è veramente l'arte, perché è proprio la libertà assoluta. In questa mostra ci sono alcuni quadri che sono letteralmente ispirati da questa idea sbagliata di proporre qualcosa, di sbagliato. Meglio sbagliare che rimanere fermi nel contemporaneo, nel presente. Cioè è finito il contemporaneo.